Buongiorno a tutti, E poi buongiorno salutiamo Sofia. anche Stefano Ranzato. Ciao Stefano, buongiorno e bentrovato. Ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, se sentite la voce un po' battata, stiamo utilizzando la mascherina, perché naturalmente, insomma, le contingenze del periodo ci sono anche E quando cercheremo di stare anche distanti, distanti come alternate davanti al microfono. Ricordate sempre di posizionarvi davanti, mi raccomando, io. non di Sì, lato, abbiate questa accortezza. Allora, grazie. perché abbiamo ospiti loro questa mattina? Stanno facendo una bellissima iniziativa. Domani ci sarà un incontro via Zoom che verrà trasmesso anche sui social, poi adesso spiegheremo tutto quanto, che nasce però da delle situazioni, da delle osservazioni fatte su quella che è la situazione un po' giovanile. Barbara, Sì. introduci che cosa sta succedendo, che cosa avete visto. Allora, sì, penso che noi abbiamo visto quello che anche gli altri concittadini hanno avuto modo, insomma, quest'anno, che è stato un anno difficilissimo, quindi non Per stiamo qui a tanti dire per versi. tanti motivi. Però, come del resto, fenomeni che abbiamo cominciato a leggere, insomma, nella stampa, piuttosto che nei social, eccetera, non necessariamente solo vincolati, come dire, o che sono accaduti nel nostro territorio, sicuramente anche in altri comuni, però che ci hanno veramente molto interrogato. E, faccio l'esempio del periodo estivo, con tutto l'evolversi del baby gang, ma non È stata una solo. cosa, diciamo la verità, che ha colpito tutti in maniera fortissima. Sì, Sembrava di che essere tornati a sì, 40 anni fa. bravissimo, bravissimo. Allora, indubbiamente, io dicevo anche prima a te Gianni, che secondo me comunque anche il Covid ha un po' interferito su questo, cioè il fatto che comunque anche le scuole semichiuse, Sì. gli spazi sportivi, le attività che di solito, insomma, il quotidiano che un po' riempie questi spazi ai ragazzi. Sono mancati dei riferimenti. Esatto. E questo ha fatto esplodere comunque una situazione preoccupante. Ecco, questo è il termine che mi sento di usare. Allora, abbiamo un po' fatto una raccolta della rassegna stampa, che non è però, attenzione, non è solo legata ai giovani, perché questo io non vorrei che fosse una questione esclusivamente Sì. generazionale. Io vorrei invece centrarla su una questione di collettività, di comunità, perché alcuni degli episodi, a me dispiace, però, insomma, che ci hanno molto coinvolto, ci hanno molto impattato anche all'esterno, purtroppo, portando una visione di Chioggia che magari è molto distorta, che però sulla quale dobbiamo porci delle domande. Ma cito lo spaccio Sì. piuttosto che i vandalismi vari, ho ancora presente i leoni, insomma, del nostro Sagraeto, che lì non sono stati ragazzi giovani, insomma, sono stati degli adulti. Quindi, insomma, abbiamo degli episodi che ci hanno detto: fermiamoci un secondo, proviamo a guardare quello che accade, proviamo a farci delle domande, facciamolo insieme, magari lo facciamo insieme a qualcuno che ci possa aiutare a leggere quello che sta accadendo. Evitando magari anche quelle risposte un po' scontate e banali che si danno di solito. Servono telecamere, forze Bravissimo, dell'ordine. È vero che servono, hai ma non colto, può essere solo quello, no? bravissimo. Infatti una quello che ci ha scatenato poi anche come Chioggia Colli, insomma, che abbiamo adesso, cerchiamo insomma di lanciare questo webinar che non sarà un unico incontro e che vuole all'intento invece su questo tema di lavorare assieme, costruire una rete, provare a trovare delle strade possibili. Quindi riflettere per evitare le domande, le risposte È banali. stato proprio questo però Gianni, è stato quello che alle risposte anche dei commenti che ho fatto io, Sì. piuttosto che Stefano, piuttosto che tu, rispetto a quello che accadeva, la risposta era unilaterale. Servono telecamere, servono vigili, servono forze dell'ordine. Sì, è vero, servono, ma non può essere l'unica risposta. C'è qualcosa d'altro che forse ci sfugge o che forse invece abbiamo bisogno di costruire. E quindi su Certo. questo abbiamo voluto un po' fermarci un attimo e organizzare questa iniziativa. Voi rappresentate, mi dicevi, una rete di una serie di associazioni, lo spieghiamo agli amici a Sì. casa e Vai, magari parla Stefano. Stefano. Sì, Chioggia Colli è una rete di associazioni che da anni lavorano nel territorio, nell'ultimo periodo sostanzialmente nel tema dell'accoglienza dei migranti. Però la rete è composta da realtà sociali che si occupano a 360 gradi appunto di sociale. Con noi ci sono Murales, c'è Carità Chioggiense, c'è il Mappamondo, Rem. la REM, quindi gioco forza, cioè ci viene spontaneo in qualche modo interrogarci. Certo, abbiamo spostato un po' il target rispetto al tema classico di Chioggia Colli, che è il tema appunto dell'accoglienza nei confronti dei migranti, cercando di ampliarlo appunto con gli stimoli che abbiamo ricevuto quest'estate, proprio anche perché abbiamo visto che lo stesso tipo di logica, quella che si diceva prima, quella che mira semplicemente al controllo o alla repressione, non funziona con i migranti, non funziona nella tematica dell'accoglienza e ci stiamo accorgendo che è restrittiva e limitante anche nella dinamica sociale dei fenomeni di cui si parlava prima. Certo. Ecco quindi la necessità di
non dare risposte, noi probabilmente non daremo risposte. Si inizia a porsi delle domande. Esatto, noi sulla locandina, sull'immagine che in qualche modo pubblicizza e gira, pubblicizza il webinar di domani, noi abbiamo utilizzato un'immagine di un sasso che cade nello stagno. Proprio ci piaceva questo, appunto, provare a lanciare un sasso e iniziare a parlarne insieme. Perché capiamo che su questo o riusciamo a creare una risposta collettiva e di rete, oppure continuiamo a circoscrivere troppo il problema e la risposta. Non c'è dubbio, allora, per chi volesse dare un contributo di idee, di proposte, insomma, creativo, cioè cercare veramente delle soluzioni, allora domani c'è questo incontro. Diamo un po' di orari, come funziona, sarà naturalmente online, come potete esatto. immaginare. Contato dire, ormai abbiamo un stomachevole Zoom che ci dà una mano per scandisce. In qualche modo. Meno male, effettivamente meno male che c'è. Allora, sì, domani allora avremo due ospiti. Okay. Noi abbiamo invitato la dottoressa Paola Scalari, che è una psicopedagogista che ha lavorato e che conosce molto bene il territorio, perché ha in altre occasioni insomma ha partecipato, e ho invitato Gianfranco Bettini in qualità di sociologo. Noi lo conosciamo nel territorio Caggiotto perché è venuto a presentare il suo libro come scrittore. Sì. In realtà domani sarà come sociologo e in parte anche come amministratore, nel senso che lui è stato in passato. Lui è stato in passato un assessore sociale, della quale insomma ha investito molto sull'educativa di strada, su quello che saranno politiche giovanili efficaci, efficienti, e quindi l'ho invitato un po' per questa ragione. E domani sarà alle 5:30. Noi apriremo, allora abbiamo messo una mail per la quale si può richiedere di essere presenti nella piattaforma Zoom. Okay. E l'abbiamo messo proprio, e se volete la diciamo, sì, certo, anche webinar@chioggiaccoglie.it. Quindi voi scrivete amici a casa se volete partecipare. Esatto, proprio per essere, perché poi lasceremo uno spazio al dibattito, alle richieste. Io non vi nascondo che ho ricevuto un sacco di messaggi anche da genitori molto preoccupati. Beh, certo. Molto preoccupati. E quindi il dibattito ci sarà, noi apriremo loro e che ci aiuteranno appunto a trovare, a porci queste, a fermarci un attimo, a leggere quello che succede e darci delle indicazioni. E domani alle 5:30 sarà anche proiettato, e grazie a Gianni per la disponibilità, su anche TV, certo. Esatto, su Chioggia TV, in modo tale che poi insomma siamo lì. A tutti, chi vuole ascoltare può ascoltare. Esatto, insomma. Ecco, io ci tengo a dire che questo è solo un primo appuntamento e che a seguire questo noi vorremmo poi esplorare, cioè scomporre questo complesso fenomeno, scomporlo in parti e affrontare il tema della scuola, affrontare il tema degli spazi e delle associazioni sportive, quanto importante è lo sport nel nostro territorio e tutte le criticità che in me potrebbero essere, come dire, messe sopra il tavolo e provare, tentare insieme a dare delle risposte. Bene. Grazie. Io vi ringrazio e grazie, vi permetto appuntamento domani pomeriggio. Grazie. Grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.